ecco a voi il nuovo iPad Pro del 2021. Vi ho preso per il culo. Questo non è l'iPad Pro 2021 con processore M1. Siccome ho comprato questo iPad a novembre dell'anno scorso, non ho bisogno di effettuare alcun upgrade perché mi trovo benissimo. Però posso dirvi cosa penso al riguardo. Hanno installato il nuovo processore M1, sì, fighissimo, come sui MacBook, sui nuovi iMac da 24 pollici e sui Mac Mini. Hanno progettato il nuovo display XDR, però lo hanno messo solo sul 12.9 pollici. Non ho capito il motivo, ma vabbè, passiamo oltre. A livello di prezzo, l'11 è rimasto invariato, mentre il 12.9 pollici lo hanno aumentato di 100 euro in più. Infatti costa 1219 euro. E nella versione da 256 GB costa molto di più del MacBook Air e del MacBook Pro. Per non parlare poi della Magic Keyboard da 400 euro. Insomma, arriviamo a 1700 euro di iPad. Però se avessimo la Magic Keyboard del 2020, non potremmo utilizzarla lo stesso, perché naturalmente il nuovo iPad Pro con processore M1 è leggermente più spesso e quindi la Magic Keyboard 2020 possiamo prenderla e buttarla nel cesso. Se dovete spendere dei soldi inutilmente, comprate l'iPad Air, che va benissimo, risparmiate soldi e potete trovarlo ad un prezzo di 669 euro. Sì, però possiamo andare a pensare, l'iPad Pro ha il processore M1. Sì, però rispetto ai Mac, che il loro sistema operativo richiede grandi prestazioni e quindi con un processore M1 ha molto senso, ma sull'iPad, per come è fatto, non c'è alcun bisogno di un processore che aumenti ancora di più le prestazioni. A che serve l'M1 su iPad in questo momento? Per fare cosa? Per prendere appunti? Disegnare? Fare compiti? Studiarci sopra? Tralasciando questo, iOS è un sistema operativo molto limitato, quindi spero che Apple, magari con iOS 15, farà qualcosa che possa far sfruttare a tutti gli effetti questo nuovo processore M1 su iPad. Anche perché se voi prendete l'iPad da 10.2 pollici da 389 euro e questo iPad Pro, non cambia assolutamente nulla. Infatti, molti di voi mi chiedono: ma è meglio comprare un MacBook Air o Pro o un iPad? Io consiglio sempre ad occhi chiusi di prendere un MacBook, perché è tutta un'altra cosa, permette di fare di tutto. Io per esempio lo utilizzo spesso per le video lezioni all'università, mentre con l'iPad è un po' più scomodo. Però se avete bisogno dell'Apple Pencil per disegnare, prendere appunti e studiare o fare compiti, io vi consiglio di acquistare un iPad. Non per forza l'iPad Pro, ma un iPad Air o un iPad da 10.2 pollici da 389 euro. Sì, lo so, all'Apple Pencil di prima generazione, però non andate a spendere 1000 euro in confronto ai 400. Vi risparmiate un bel po' di soldi se dovete utilizzarlo solo per questo. Quindi, infine, vi consiglio di acquistare o un iPad Air da 669 euro, ovvero quello di quarta generazione, insieme all'Apple Pencil di seconda generazione, oppure un iPad da 10.2 pollici a 389 euro. E niente ragazzi, da questo video era tutto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, per me è molto importante. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdervi i video futuri e commentate qui sotto. Inoltre vi ricordo che mi potete trovare anche su Instagram, trovate il link giù in descrizione, mi raccomando andate a seguirmi. E come al solito io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video!